La Season 3, capitolo 5, è finalmente arrivata. Abbiamo ricevuto un nuovo pass, una nuova mappa, nuove armi e tanto altro ancora. Ma all'interno di questo video, come ogni inizio season, ti andrò a mostrare come livellare velocemente in questa Season 3, capitolo 5 di Fortnite per completare appunto il nuovo pass. Quindi mi raccomando, guarda questo video dall'inizio alla fine. In questo modo avrai la possibilità di aumentare più velocemente il tuo livello stagionale. Prima di continuare, per l'inizio della nuova stagione andrò a regalare ad alcuni fortunati di voi il pass battaglia. Quindi se vuoi avere la possibilità di vincere il pass, lascia like, iscriviti al canale e condividi. E se vi va, utilizzate nello shop di Fortnite il mio codice creatore Dacci. Mandatemi la foto su Instagram, così vi andrò a ripostare nel prossimo video, e commentate con hashtag codice Dacci. Partiamo subito, e come detto in precedenza, la Season 3, capitolo 5 di Fortnite è stata finalmente rilasciata. Abbiamo ricevuto un nuovo pass, nuove armi, una nuovissima mappa veramente incredibile. E fatemi sapere finora se avete avuto la possibilità e se avete già provato, avete fatto magari una vittoria in questa nuova stagione. Fatemi sapere se vi sta piacendo, se non vi sta piacendo e cosa ne pensate del pass battaglia. Ma come detto in precedenza, adesso vi andrò a mostrare dei trucchi che vi permetteranno di aumentare velocemente il vostro livello stagionale. Ovviamente questi trucchi non vi faranno arrivare oggi stesso a livello 100, però comunque vi daranno una mano per livellare più velocemente rispetto al normale, e quindi potrete comunque fare un bel po' di livelli già al primo giorno della season. In questo modo potrete sbloccare più oggetti possibili del pass battaglia. Come sempre vi ricordo, se volete altri video dove vi mostro come livellare velocemente, utilizzate nello shop di Fortnite il codice creatore Dacci per l'inizio di questa nuova season. Mi raccomando, con l'inizio della season sto giocando con tante persone che utilizzano questo codice, quindi inseritelo perché a voi non costa nulla. Partiamo subito dalla prima mappa, che ci permetterà di fare un bel po' di livelli. Comunque giocandola riusciremo a ottenere un po' di punti esperienza, e per trovarlo ovviamente dovremmo recarci qui nei codici isola ed inserire questo codice che state vedendo a schermo. Quindi il codice è 8101, fatevi lo screen, 1553066. Quindi una volta inserito questo codice fate avvia ed ecco qui la mappa. La mappa è proprio Brawl Stars Box PvP, praticamente una box PvP di Brawl Stars molto carina. Ma all'interno, giocandola, troveremo sia un tasto che ci darà punti esperienza, e sia potremo guadagnare un bel po' di punti esperienza con le kill e tanto altro. Infatti selezioniamola e appunto mettiamo partita pubblica, privata, come volete. Comunque se volete fare le kill vi consiglio di metterla in pubblica. In questo modo troverete anche altre persone per fare più punti esperienza. Comunque entriamo nella mappa e vi mostro subito come fare. Eccoci, una volta entrati nella mappa appunto troveremo una classica box, infatti quindi possiamo sia killare i nemici ma possiamo anche guadagnare di XP. Infatti se ci riesco, se non mi sparano, qui troveremo un tasto, come vedete interagisci, che interagendo, in questo caso mi hanno ucciso, ci andrà a dare dei punti esperienza. Infatti adesso lo andremo anche a prendere, e attenzione perché queste mappe sono in calibrazione, quindi vi andranno a dare XP ma non vi li daranno subito, ovvero dopo qualche ora vi troverete tutti quanti XP direttamente in lobby. Quindi se subito non vedete punti esperienza dovete semplicemente attendere un po' di tempo, perché sono in calibrazione, quindi la Epic ve le andrà a dare in un secondo momento appena tornerete in lobby. Quindi dopo qualche ora vi ritroverete un bel po' di punti esperienza sul vostro account. Comunque cerchiamo di prendere questi punti esperienza da Mortis, quindi ricordatevi che il personaggio da prendere è Mortis. Eccolo qui, qui troveremo, attenzione, qui troveremo il tasto da interagire. Andiamo ad interagire, e una volta che andremo ad interagire con questo tasto ci andrà a dare i punti esperienza. Come detto, vi ricordo, i punti esperienza vi saranno dati dopo qualche ora quando tornerete in lobby. Come detto, comunque giocandola anche con gli amici potremo guadagnare XP sia dal tempo di gioco, infatti giocando ad esempio per 20 minuti, 15 minuti, 30 minuti potremo guadagnare un bel po' di punti esperienza, e ovviamente ogni singola kill ci andrà a dare dei punti esperienza. Passiamo adesso invece alla seconda mappa. Per trovarla dovremo recarci qui sempre dove si inseriscono i codici delle isole, ed ecco qui il codice 3056 7229 8285. Quindi inserendo questo codice andiamo a vedere ed ecco qui la mappa. Infatti la mappa è proprio una moon free for all, praticamente una luna gigante dove possiamo gareggiare con le auto, ci sono tutte quante le armi, ma soprattutto abbiamo anche dei metodi per fare punti esperienza. Mettiamo partita pubblica o partita privata, come preferite, e appunto giocandola potremo guadagnare un bel po' di punti esperienza anche qui. Come già detto in precedenza, i punti esperienza, visto che la season è appena iniziata, dovrete attenderli qualche ora. Infatti li farete lo stesso in mappa ma vi verranno dati in lobby dopo qualche ora. Ok, una volta caricata la mappa vi ritroverete in questa mega luna gigante. Abbiamo sia il volto che si apre ogni 30 minuti, in questo caso si è aperto, e queste monete ci vanno a dare punti esperienza. Quindi prendendo queste monete guadagneremo punti esperienza, come detto, in un secondo momento quando tornerete in lobby. Poi abbiamo tutti quanti questi veicoli. Oltre a ciò possiamo completare le sfide che vi appariranno in alto a sinistra. Ogni sfida completata vi andrà a dare un bel po' di punti esperienza. Ad esempio c'è la sfida di viaggiare con i veicoli, c'è la sfida di trovare gli astronauti che sono sparsi per la mappa e sono ben 10, come vedete in alto a sinistra. Abbiamo la sfida di giocare ben 3 minuti nella mappa, infatti ogni 3 minuti c'è
andranno a dare altri punti esperienza. Come vedete è veramente molto vantaggiosa. Comunque questa mappa è una luna gigante dove possiamo camminarci con le auto. Infatti guardate è praticamente gigantesca la mappa. E soprattutto abbiamo anche tutte quante le armi. Passiamo avanti, andiamo alla prossima mappa. Per trovarla dovremo recarci sempre qui nei codici isola e questa volta inserire questo codice. Il codice in questione, fate lo screen, è 13584386 8293. Una volta inserito andiamo a fare avvia ed ecco qui la mappa. Questa mappa, come detto, ci andrà a dare un po' di punti esperienza in diversi modi. Mettiamo pubblico, privato, è la stessa cosa. Ma oltre ciò è anche una mappa divertente che potete giocare insieme ai vostri amici, perché ogni kill partirà un sound meme italiano oppure anche inglese. Quindi tutti i vostri meme preferiti sono all'interno di questa mappa. Una volta entrati avviamo la partita e ci ritroveremo davanti a questa mappa. Adesso abbiamo diversi modi per fare punti esperienza, sia facendo kill, quindi killando gli avversari, giocando qui con i nostri amici o in pubblica, oppure anche tramite queste palline. Infatti queste palline colorate, passandoci sopra, ci andranno a dare punti esperienza. Adesso non li vedete perché, come detto, sono ancora in calibrazione, quindi vi verranno dati tra un paio di ore, però comunque passandoci sopra riuscirete a ottenere un bel po' di punti esperienza. Quindi questo è il primissimo metodo per ottenere XP in questa mappa. Come detto poi abbiamo anche il metodo di killare gli avversari e tanto altro ancora. Qui con le monete possiamo anche far partire questi jumpscare, ma questa mappa verrà presto anche aggiornata perché saranno inseriti altri tasti dove fare XP, altri metodi appunto per salire di livello. Oltre c'è presente anche una box fight, una deathrun, dove giocandole potremo anche qui guadagnare punti esperienza, sia col tempo di gioco e sia portandole a termine. Infatti abbiamo una deathrun facile, una deathrun difficile e una ancora più difficile. Quindi rimanendo in questa mappa 20-25 minuti riuscite a fare veramente tanti punti esperienza che vi faranno salire di livello in un modo anche divertente. Quindi questo è tutto per questo video, questo era come livellare velocemente della season 3 capitolo 5. Ovviamente se usciranno altre mappe nei prossimi giorni ve le porterò qui all'interno del canale, quindi supportate utilizzando il codice creatore Dacci all'interno del negozio. Se lo inserite o shoppate il pass, mandatemi la foto, taggatemi su Instagram, così apparirete nel prossimo video. Comunque come detto queste mappe non vi faranno fare 100 livelli in un giorno, però comunque aiuteranno in modo divertente ad aumentare velocemente il vostro livello stagionale. Fatemi sapere a che livello siete arrivati. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se è così vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale, iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e condividete con tutti quanti i vostri amici. Noi ci vediamo ad un prossimo video.